La vitamina D è diventata negli ultimi anni la grande star tra le vitamine. Perché? Secondo l'attuale rapporto nutrizionale, circa un austriaco su due e un tedesco su due hanno una carenza di vitamina D. La vitamina D è quindi considerata un cosiddetto nutriente di rischio. Ecco perché si dovrebbe prestare particolare attenzione allo stato di vitamina D nei mesi invernali. Che cos'è la vitamina D? La vitamina D è l'unica vitamina che il corpo può produrre da solo. Ecco perché la vitamina D, in senso stretto, non è affatto una vitamina, ma il precursore di un ormone. Come viene prodotta la vitamina D nel corpo? Dall'esposizione al sole. Al fine di produrre l'ormone vitale, abbiamo bisogno di una certa quantità di radiazioni UVB. Alle nostre latitudini, tuttavia, la radiazione solare non è sufficiente al di fuori del periodo estivo per produrre abbastanza vitamina D nella pelle. Questo è, per esempio, per le ossa, particolarmente sfavorevole, giacché loro hanno bisogno di vitamina D per immagazzinare calcio e fosforo. Così gioca la vitamina D un ruolo importante nel mantenimento delle ossa normali. In più, la vitamina D supporta anche i nostri muscoli e denti. Non si deve dimenticare anche l'influenza positiva della vitamina D sul nostro sistema immunitario. Come posso assorbire la vitamina D? Più dell'80% del fabbisogno di vitamina D di una persona è soddisfatto dalla sintesi dell'organismo stesso attraverso la pelle. Ciò significa che il sole è la nostra principale fonte di vitamina D. Per un approvvigionamento sufficiente, il menzionato rapporto nutrizionale austriaco raccomanda tra aprile e settembre tutti i giorni, per circa 10 minuti, viso, mani e braccia scoperte ed esposte al sole senza protezione solare. Tutti coloro che non sono esposti al sole dovrebbero prestare attenzione a una dieta ricca di vitamina D. Ma attenzione, il cibo è di secondaria importanza per l'approvvigionamento di vitamina D e di solito è insufficiente. Ad eccezione del pesce grasso e del fegato, la maggior parte degli alimenti contiene solo piccole quantità di vitamina solare. Di quanta vitamina D ha bisogno l'organismo? Secondo la Società Tedesca per l'Alimentazione, sono necessarie 800 cosiddette unità internazionali al giorno per garantire l'approvvigionamento. È difficile assorbire questa quantità di vitamina D con una dieta normale e per la sintesi del corpo stesso, tutti i requisiti per l'esposizione al sole devono essere soddisfatti. Questo non è possibile tutto l'anno alle nostre latitudini. Questo è il motivo per cui la vitamina D è uno dei più importanti integratori alimentari del nostro tempo. Raccomandiamo di far esaminare lo stato della vitamina D perché, secondo il rapporto nutrizionale austriaco e tedesco, una preparazione di vitamina D è necessaria per garantire l'apporto di vitamina D. Fate attenzione alla vostra salute.